del basket, ben ritrovati sugli schermi di Sport Channel 214 per questa nuova puntata di 1-3-1 questa sera in mia compagnia c'è il giornalista e collega Alessio Bonazzi, buonasera Alessio Ciao Giovanni, buonasera e buonasera a tutti gli spettatori di Sport Channel. Allora, una puntata molto interessante questa di stasera perché la settimana è stata piuttosto movimentata in casa Avellino e soprattutto in casa di quella che è la prossima avversaria della formazione bianco-verde che scenderà in campo domani sera al Pala del Mauro le 20.45 diretta Eurosport Player eh, contro la pallacanestro Cantù commenteremo questo, commenteremo la vittoria in Champions League contro Ostenda, arrivata nella serata eh, di mercoledì che ha proiettato eh, la formazione bianco verde a quota eh, 5 punti in classifica. Ma poi vedremo tutto nel corso eh, della serata. Che apriamo con eh, l'acquisto della Scandone di Benjamin Hortner, il giocatore austriaco è arrivato in Irpinia per sostituire momentaneamente il pivot Kirillo Vesenko che, che ancora ha le prese con i suoi problemi al ginocchio sinistro, reduce eh, dall'operazione in estate, che probabilmente non è stata perfetta, e quindi c'è qualcosa da sistemare. Alessio, commentiamo innanzitutto eh, questa new entry in Casa Bianco Verde. Beh, credo che la scelta di Avelino sia stata abbastanza chiara. Cercare di prendere un giocatore solido che già conoscesse il campionato e che soprattutto riuscisse a dare il proprio apporto sin da subito. Benolten è un giocatore a cui non bisogna insegnare niente, ha una grande esperienza, soprattutto in Italia, ha vestito tantissime maglie ha, e ha sempre giocato in squadre che comunque lottavano per la zona alta della classifica, sì. ha anche vinto due scudetti. Quindi Avellino si mette nel suo roster un giocatore che ha, ha in attesa di conoscere anche. La sua condizione fisica Ma credo che sia buona Si mette nel suo roster un giocatore Che ha tanta solidità Che sa quello che si deve fare in campo E che soprattutto in questo mese Sarà pronti via Gettato in campo a dare una mano Al roster bianco-verde E eh già domani sera dovrebbe scendere in campo per sostituire Kirilo eh, Fesenco. Benjamin Ortner, classe 83 a 34 anni, ma una grande esperienza, ha eh, vestito sei, mai, sei diverse eh, maglie del campionato italiano, ma andiamo a scoprire eh, di chi stiamo parlando nel prossimo servizio. È Benjamin Ortner, il giocatore su cui punta la Scandone per supplire l'assenza di Kirilo Fesenco. Il lungo prescelto di Nicola Alberani è oggettivamente il meglio che Avellino potesse trovare in questo momento. Uomo di esperienza, vincente visti i suoi trascorsi, che conosce bene il campionato italiano, avendo vestito le casacche di sei squadre del nostro torneo. Lo scorso anno si è laureato campione d'Italia con la Reyer Venezia. E non è stato il suo primo tricolore, già a Siena aveva vissuto l'ebbrezza di vincere uno scudetto, al quale vanno ad aggiungersi una Supercoppa ed una Coppa Italia. Sacri Panti chiedeva a lungo, lo ha ottenuto. La società, a memoria dell'esperienza dell'anno passato, quest'anno è intervenuta immediatamente, mettendo a disposizione del tecnico Benjamin Ortner, un giocatore che si inserirà facilmente, conoscendo già alcuni elementi del roster biancoverde come Ariel Fioi. Per l'austriaco si tratta di un contratto a gettone, un mese per il momento, anche per permettere poi di trovare una successiva sistemazione per l'intera stagione a lungo austriaco. La trattativa si è conclusa nei tempi previsti, ma non è stata semplice. L'ex Venezia sperava di poter andare a Reggio Emilia, che poteva garantirgli un contratto per un periodo più lungo. Non essendosi materializzata questa possibilità, ecco la chance di Avellino. Per il momento sarà a contratto a gettone, poi si vedrà. Contratta a gettone dunque per Benjamin Ortner che abbiamo detto ha giocato lo scorso anno con uh, Venezia dove c'era anche Ariel Figlioi in squadra però uh, in Italia ha giocato anche con un altro uh, un giocatore che veste la maglia di Avellino che è Martin Lunen, Alessio. Sì, è fondamentale che conosca già quelli che potrebbero essere due perni della squadra aria figlia in cabina di regia e l'altro play nascosto della e se martin liunen accanto hanno vissuto una, un periodo non positivissimo per oltre perché poi ha avuto un infortunio eh, nel corso della stagione però si conoscono e soprattutto credo vengano dallo stesso tipo di lignaggio sono dei giocatori esperti dei giocatori che comprendono molto bene quello che accade in campo e dei giocatori che possono più che realizzare per se stessi, mettere in ritmo gli altri, aiutarli sia in attacco ma soprattutto in difesa, credo che Hortner da questo punto di vista garantisca stazza e peso soprattutto nella metà campo difensiva, dove a volte con DiAie che comunque vive di alti e bassi all'interno della partita c'è bisogno di, una, di un pilastro solido a inserire quando le cose devono andare al proprio posto. Eh, certamente da questo punto di vista Coach Sacripanti può eh, restare eh, sereno perché arriva un giocatore di provata esperienza che alzerà l'intensità eh, difensiva che finora è stata piuttosto buona per eh, la formazione bianco-verde. Eh, possiamo dire che ehm, Ortner è evidentemente la scelta migliore che si potesse fare visto eh, che l'alternativa era il belga Khalid Bukiciu che però forse era da inserire nel contesto italiano in una squadra totalmente nuova mentre uno dei motivi che ha spinto Avellino a prendere Benjamin Hortner è stata proprio la sua conoscenza del campionato italiano e ti chiedo ancora Alessio ti soddisfa, almeno per quello che si è visto in questo avvio di stagione eh, il cammino oh, della Scandone, si poteva fare qualche cosa in più oppure va bene così? Credo che a posteriori, vedendo anche soltanto i risultati, 5 vittorie su 7 partite, 2 sconfitte in trasferta con una squadra che è stata in gran parte rivoluzionata, ci può stare, ci può stare perché, perché ci sono tante cose da sperimentare ancora, c'è una squadra che ha cominciato a allenarsi a pieno regime con tutti gli effettivi, in pratica solo l'ultima settimana della presidenza quindi è un mesetto di svantaggio rispetto ad altri conto, contendenti e nonostante questo ha raggiunto 5 vittorie, la situazione sia in campionato che in champions è buona e al di là di questo, al di là dell'ultimo quarto di Brescia dove ha totalmente staccato la spina, poi in tutte le altre partite ha mostrato degli aspetti positivi e credo che l'aspetto ancora che, che si evidenzia di più sia la difesa. Quando Avellino ha difeso forte nel successo in partite importanti come quella contro Torino o appunto quella contro Stenda o, o nei secondi tre quarti di Pistoia, lì ha fatto la differenza. Importante poi l'ultimo successo in campionato a Pistoia. È ancora più importante, probabilmente per quella che sarà la classifica del girone di Champions, la vittoria contro Stenda. E facciamo quindi un passo indietro. Parliamo della Champions che c'è stata mercoledì sera alla Pala del Mauro con la Scandone eh, che ha superato appunto Stenda, non una partita eh, brillante da parte dei biancoverdi che però eh, hanno dimostrato per 30 minuti una grande eh, intensità difensiva che è un po' la chiave di questi primi successi e forse eh, lo sarà anche eh, della stagione. Il primo quarto i biancoverdi hanno subito 27 punti, nei restanti tre quarti 30 Sì eh... Questo è l'aspetto più positivo, quello dei, dei restanti quarti, ovviamente dove ha concesso pochissimo, soprattutto partendo dal secondo quarto, quando con la rotazione della panchina, e questo credo sia un aspetto positivo anche in relazione a, quel, a quanto visto la scorsa stagione, dove la panchina viveva di alti e bassi, qui sembra che la rotazione della panchina sia sempre solida e quantomeno se fatica in attacco ti garantisce una tenuta difensiva che ti porta a parziali come quello contro Stendhal di 15 a 0 la questione primo quarto anche a Pistoia era successo qualcosa di simile anche se con diverse modalità con un diverso tipo di partita ritmi più alti ovviamente c'è da mettere a posto delle cose come dicevamo prima ma credo che partire da una base buona poi ti aiuta a migliorare gli aspetti che, nei quali si è ancora carente eh, eh, magari con l'aiuto della regia andiamo a vedere anche quelli che sono stati i risultati di Champions poi vedremo anche la classifica e il prossimo turno tra i risultati, risultati di quest'ultima giornata. Ehm, insomma, spicca comunque la vittoria eh, dell'Aris Salonicco che ha superato il Nanterre eh, Il Besiktas che ha vinto, però a fatica, questo è il roster eh, di Cantu, che vedremo magari successivamente. Eh, spicca eh, comunque la vittoria del Besiktas Andiamo avanti, andiamo avanti. Non, Problemi con la regia, ma non c'è problema. Eh, la vittoria del Besiktas che ha superato lo Zirona Gora, che sarà poi il prossimo avversario della formazione eh, di Coach Sagripanti. Tu, Alessio, hai visto uh, un po' di partite sicuramente. Come vedi il prossimo avversario del Bianco Verdi? Allora, sinceramente è un avversario che fino a questo momento ha soltanto una vittoria a Referto, però c'è da dire che ha anche affrontato due o tre sferte abbastanza proibitive. Una sul campo dell'Aris e l'altra sul campo dei Besiktas. In un girone così però equilibrato già da ora dove in pratica ci sono cinque squadre con due vittorie diventa tutto molto più difficile e diventano tut tutte le partite molto più complicate. Che la Champions abbia alzato il proprio livello eh, sotto gli occhi di tutti. Il, uh, I polacchi dello Zero Nagora hanno una squadra abbastanza esperta con uh, giocatori come Lucas Kosciarek visto a Caserta, con uh, Vladimir Dragicic, comunque giocatori di una, certa, di una certa carriera europea a cui abbina alcune scommesse. Ovviamente non sono un avversario impossibile, ma fin come, come visto fino ad ora hanno... Uh, hanno giocato sempre partite punto a punto in cui non si è mai andato oltre i due possessi di distacco e credo che faccia, questo faccia comunque capire che c'è da andare in Polonia ma c'è da andare con una mentalità giusta perché non regaleranno niente. Sì, poi tra l'altro il, il Gigione è molto molto... Uh, equilibrato quello di Champions quindi uh, ci sarà da ad adottare uh, fino in fondo quest'anno per uh, guadagnarsi la uh, qualificazione uh, tornando un po' all'altra sera abbiamo sentito anche le parole di Death's Wells uh, che, uh, proviamo ad ascoltare che cosa ha detto il giocatore americano che nel match contro Ostend è stato anche il miglior realizzatore della serata con 20 punti partita, specialmente nel, nel primo quarto dove siamo stati aggressivi in difesa e uh, puliti in, in attacco, ci sono stati certamente degli errori da, da limare. Il campionato italiano è molto difficile, questa è la mia prima stagione in Europa, quindi sto ancora cercando di adattarmi. Al, uh, a questo nuovo tipo di gioco sto cercando di farlo al meglio. Il coach mi sta aiutando molto, ogni giorno mi, uh, mi aiuta nel riuscire in questo intento e questo può essere un grande lancio, un grande slancio per la mia carriera. he so he stays on me as well. He pushes me, you know, he's always in my ear, helping me and you know, grooming me and telling me ways that I can become a better player and, io lo considero quasi come un fratello e lui che tutti i giorni mi aiuta, mi spinge a fare sempre meglio e uh, per me è un supporto prezioso in questa, in questa fase di campionato, in questo uh, adattamento che sto avendo al campionato italiano e a quello europeo. Ma ovviamente il bene della squadra viene viene prima di tutto. You know, to do what's necessary for, to help the team and for us to be better. E queste erano le parole di Death's Wells: uh, che sta imparando da Big Brother, Bilo, da Jason Rich. Da Jason Rich, esatto. Quello che è il percorso in questa uh, quest esperienza europea ad Avellino. E um, come detto, se la regia adesso si può far vedere un attimo uh, la classifica di Champions, che è questa, vedete eh, quante squadre si trovano a 5 punti, ben uh, 5 che sono Besiktas, uh, Nimburg, Nanterre, Scandone Avellino ed uh, Aris uh, Salonicco, la concorrenza quindi è alle 70. Uh, se poi possiamo vedere anche uh, quello che è il uh, prossimo turno della competizione uh, continentale. Con il Limburg che affronterà il Besiktas, uh, poi abbiamo Girona Gora Scandone Avellino, Aris Salonicco Telecom Basketball e Nanter Ostenda. Tra l'altro, lo Girona Gora è intervenuto sul mercato e ha firmato Martinas Decevicius che è la guardia uh, lituana. Sicuramente un, un buon uh, giocatore a lezione. Sì, sicuramente un buon innesto, ma come c'è da dire che questa Champions. Il livello continua ad alzarsi perché per esempio anche il Besiktas è intervenuto sì. sul mercato, ha firmato Semi Ardenne che per quanto sia nella fase un po' calante della sua carriera è comunque un giocatore che ha trascorsi importanti. La stessa cosa ha fatto il, lo Zelo Nagora che si è rinforzata perché il doppio impegno ti porta, ti porta fatiche che magari non ti attendevi e ti può far pagare caro questa cosa. Sta succedendo per esempio... Parliamo di un'altra coppa dell'Eurocup, però sta succedendo credo a Reggio Emilia, sta, sta succedendo a Capodorlando, qui sì. in Champions. È sempre bene quando si fa i conti con la coppa sapere di dover mettere in conto un roster largo, alcune spese che sono inevitabili per poi non dover spendere durante l'anno altro budget per poter aggiustare la squadra. Adesso, quindi, chiudiamo uh, la parentesi della Champions League per tornare a parlare del presente e del futuro che è quello di uh, domani, con uh, la gara contro la pallacanestro Cantù. Cantù che, Alessio, ha notevoli problemi. La squadra martedì non si è allenata perché i giocatori italiani, non avendo percepito lo stipendio, hanno deciso di non scendere uh, sul parquet, e gli americani hanno fatto lo stesso uh, per solidarietà. Ma al di là. Uh, del pagamento degli stipendi sembra che i problemi siano decisamente altri perché c'è un'esposizione debitoria che non è stata quantificata uh, possibile che la prossima settimana Irina Gerasimenko dia uh, le dimissioni ci sono tanti creditori uh, per uh, la società canturina non è un bel momento uh, potrebbero addirittura non concludere la stagione ed è un peccato che una piazza Così importante come Cantù si è lasciato un po' allo sbaraglio nelle mani eh, di questo personaggio che oggettivamente eh, sta facendo morire una società. Sì, è una situazione sicuramente molto difficile, una situazione che oh, purtroppo si ripete, ormai con una certa cadenza in Serie A. Cantù ha una specificità diversa. È una squadra storica del basket ed è una squadra che con l'arrivo di Garasimenco sembrava avesse messo a posto un po' di cose, un po' di cose invece poi. In realtà eh, il patron bianco-blu è desaparecido, eh, i suoi fondi sono, sono bloccati e al di là di questo faticano nel giornaliero, nel dover organizzare una trasferta, nel dover eh, comunque mettere a proprio agio una squadra che nelle prime uscite di campionato ha ottenuto anche due vittorie casalinghe ma che potrebbe risentire dei problemi che sono iniziati sin, da, sin dallo start della presidenza ricordiamo che l'allenatore designato era Carlo Regalcati che in estate ha detto vabbè io non mi imbarco, il resto dove sto mi ehm, preferisco evitare la, la, la squadra è stata affidata a Boschakov. che poi è stato insomma ha avuto eh, la squadra lo ha esonerato tra virgolette al suo posto come capo allenatore c'è cioè Sodini, però Bosco è rimasto uh, come assistente, è una situazione davvero molto caotica. Ma a tal proposito andiamo ad ascoltare uh, le parole di Marco Sodini, l'attuale allenatore della formazione di Canturina, che uh, in conferenza stampa ha spiegato un po' uh, quelli che sono stati gli accadimenti della settimana, per poi fare riferimento anche alla partita contro la Scandone Avellino. Cerchiamo di parlare della, della partita di Avellino, anche se mi rendo conto che molte persone che sono a seguire queste comiche vorrebbero sentirmi parlare d'altro. Allora partiamo da altro. La scelta di andare in treno ad Avellino è una scelta mia personale. Perché? Per quale motivo? Perché tra andare in treno e andare in aereo ci sono non molti minuti di differenza. Dentro l'aereo i giocatori ci stanno male, dentro il treno si possono alzare. Questa cosa è una cosa programmata da giugno della, della stagione scorsa. Così chiariamo... Qualsiasi forma di problematica. La scelta di fare allenamenti a porte chiuse questa settimana è mia ancora. Perché? Per quale motivo? Perché esiste una componente societaria, esiste poi una componente di gestione della squadra e io devo proteggere i miei giocatori. Ci sono dei momenti in cui è necessario chiuderci in noi stessi per lavorare meglio e così anche un secondo quesito è chiarito. Uh, per quanto mi riguarda come idea di base, i miei allenamenti sono sempre stati a porte aperte e ritorneranno a porte aperte quanto prima. Però non possiamo far finta che le cose non succedano e in conseguenza delle cose che succedono il mio ruolo è quello di tutelare il mio gruppo di giocatori affinché lavorino nel modo migliore possibile e giochino le partite nel modo migliore possibile. Avellino è la seconda squadra consecutiva di altissimo livello che incontriamo. Eh, rispetto a molte realtà del nostro campionato ha già una continuità di rendimento superiore, è in grado di sostenere partite nella settimana, più partite nella settimana, giocandole a alto livello e riuscendo a mantenere una concretezza a livello anche di risultati, a livello di polso delle, de, del momento tecnico all'interno delle partite che per esempio Trento che abbiamo incontrato la settimana scorsa non ha quindi da subito è molto efficace, molto efficiente. Hanno due invidiabilissimi cervelli, perché sia Fittipaldo che Filloi sono giocatori con un quoziente intellettivo molto molto alto, hanno guardie fisiche, il livello di intensità complessivo, anche adesso che hanno perso Fisenco per un certo periodo di tempo, ma credo che si attrezzeranno per avere un sostituto perché sull'ambizione di alto livello e sul doppio impegno non credo che possano farne a meno. E a partire da questo eh, saranno comunque strutturati come una squadra di alto livello. Eh, queste erano le parole di Marco Sodini e che... È... Spiegato o almeno ha tentato di dare una giustificazione al perché la squadra scende ad Avellino in treno, perché la trasferta è stata organizzata con scarso anticipo, perché c'era anche il rischio che non venissero a un certo punto, e, e quindi tanti problemi per la formazione brianzola che dovranno oh, risolversi eh, il più rapidamente possibile per poter continuare il campionato. Tra l'altro, poi. Eh, Dobbiamo anche considerare che Cantù è una squadra sulla carta buona, il roster è davvero di alto, di alto livello, ci sono dei giocatori uh, con, uh, con talento. Abbiamo, ad esempio, uh, Chapel, che è uno dei migliori realizzatori del campionato, che l'anno scorso giocava al Bandit uh, con Jordan Theodore, che adesso è a Milano. Alessio, una tua opinione sul roster dei Brianzoli? No, è vero, è verissimo quello che dicevi hanno un roster di... che potrebbe quantomeno competere per uno dei primi otto posti in classifica quantomeno giocarsela hanno tanto talento nelle mani è una squadra che offensivamente può fare tante cose è ovvio che con questi problemi alle spalle e soprattutto con il fatto che fino ad ora è una squadra che è stata allenata ma fino ad un certo punto perché tra scioperi, giocatori che giocatori che si lamentavano e altre vicende e vicestitudini, alla fine difensivamente hanno pochissime regole e sono molto votati all'impronta, all non, non per colpa di Coce Sodini che sta cercando di dare una geometria alla sua squadra, ma perché appunto è difficile lavorare in un ambiente del genere, Avellino però deve stare attenta, anche perché la stessa Avellino prima dell'avvento della... Sirigas ha vissuto un paio di stagioni in cui i problemi erano ordinari tutti i giorni, ha, fatto due e ha vissuto due stagioni in cui si è qualificato alle faralette, ha raggiunto grandi risultati e soprattutto c'è da capire come i giocatori vorranno rispondere in campo, se vorranno dimostrare che la squadra c'è e che è una squadra che merita di andare. Avanti oppure se ci sarà rendevolezza? Sinceramente non è no, questo non, non lo sappiamo, ovviamente lo, lo, lo vedremo uh, domani. Se la regia ci mette a disposizione il roster della pallacanestro Cantù, magari così lo, lo, lo vediamo, dove uh, spicca tra gli altri anche uh, un ex che è quello di uh, Crosariol. Poi della panchina ci sono uh, Cornuo, Parrillo, Raucci, però sul, sul quintetto è davvero di alto livello perché Smith, Calpeper. Uh, cioè, Chapel uh, Barz e, e Thomas. Insomma, una, come abbiamo detto, una, una, una buonissima, una buonissima squadra. Bisognerà vedere e capire uh, come um, arriverà in irpinia. Magari vediamo anche quella che è la, la, il, il giro, il, la, la, le partite della giornata di, di domani che inizia proprio con il match tra Sidicas. Scandone Avellino, Palla, Canestro, Cantù poi abbiamo d'Orlando, Torino, Pesaro, Cremona Sassari, Milano, Bologna, Venezia Brindisi, Brescia, Varese, Pistoia Trento, Reggio Emilia eh, Bologna eh, Venezia e Sassari Milano sono certamente le gare clou Milano che ha vinto ieri la prima gara di Eurolega battendo il Barcellona, una gara davvero uh, ben giocata soprattutto per lo spirito totalmente diverso da quello del finale della scorsa uh, stagione. Coach Pianeggiani, che dicono essere molto motivato per questa avventura, ha um, è riuscito finalmente a creare soprattutto un, un gruppo uh, Milano che obiettivamente è la favorita del campionato, tra l'altro hanno vinto col Barcellona senza Gadlock. C'è da dire che Milano di base è la favorita tutti gli anni, ormai da un po' di tempo a questa parte, c'è da dire che quest'anno però sembra che difficilmente possano compiere passi falsi, ha messo su una squadra molto solida, che ha delle basi comuni, che ha un allenatore che sa gestire, gruppi molto ampi e soprattutto un allenatore che ha vinto in Italia, ha vinto in Israele, un allenatore che con la nazionale italiana in fin dei conti ha, ha ottenuto il miglior risultato delle ultimi stagioni una squadra con uh, Teodoro, una squadra con Mitsov, uh, una squadra che si può permettere il lusso di tenere fuori Godelock e vincere contro il Barcellona. Tra l'altro ieri una grande partita da Tarzeschi. No, sì, infatti, ma è una squadra molto lunga eh, che ha al suo interno tutte le caratteristiche che può avere un roster dalla durezza di Tarzeschi alla, alla difesa alla al talento puro di Godelock che è un giocatore che... Deve essere preso con le pinze, deve essere inserito appunto, in un contesto in cui può fare bene, altrimenti rischia un po' di perdersi. Però, come detto, difficilmente questa, in questa stagione Milano farà vedere quel, quanto fatto vedere sì. lo scorso anno, almeno dal sotto punto di vista dell'impegno e del gioco. E poi abbiamo la partita della palladozza tra la mh, Virtus Bologna e la Reier Venezia, campione in Italia della Reier Venezia. Questo è sicuramente uno degli incontri più interessanti perché mette di fronte la Virtus ad una squadra molto forte quale Venezia, soprattutto potranno testare i bianconeri le proprie ambizioni. Sì, sicuramente Venezia è, è, una, è la vincitrice dello scorso campionato, dello scorso scudetto. È una squadra che ha cambiato qualcosa in estate ma è rimasta solida e ha a disposizione molte opzioni per ogni ruolo. Dall'altra parte Bologna, anche se c'è il dubbio Alessandro Gentile sulla seconda Virtus, alle prese con infortunio, Bologna ha iniziato abbastanza bene il campionato, ha perso la prima partita facendosi rimontare, poi invece è riuscita comunque a conquistare tre vittorie. Certo è alla vero, al primo vero esame contro una squadra, secondo me, che è Venezia in questo momento è la seconda squadra dietro Milano e al primo vero esame di un certo livello Bologna ha un, ha un equilibrio che secondo me deve essere ancora messo sotto pressione, veramente quando le partite conteranno un po' di più e quella con Venezia potrebbe contare qualcosa, c'è da capire anche la Virtus come si muoverà sul mercato, se andrà sì. a coprire la falla, tra virgolette, la falla nel loro ruolo di quattro, eh, però rimane una squadra che ha investito molto e che ha puntato su giocatori che, se inseriti in un giusto contesto come dicevamo Gentile oppure Radori possono da prime donne fare sicuramente molto bene se poi possiamo vedere anche quella che è la classifica di queste eh, prime giornate di campionato che vede in testa sia Venezia che Milano e poi eh, questa Brescia che continua a vincere eh, nonostante eh, non sia un roster di primissimo livello però è avvantaggiata dal fatto di avere un organico che si conosce dallo scorso anno, poi abbiamo Avellino. Torino che eh, sta facendo davvero molto bene in Eurocup, Bologna, poi Sassari, Pesaro. E in fondo alla classifica invece troviamo Reggio Emilia, che qualche problema eh, lo ha avuto. Sì, da, da Torino, che ricordiamo, l'unica sconfitta di questa stagione l'ha subita dal Del Mauro contro Avellino. È una che è una squadra molto solida, molto lunga, che ha portato dei cambiamenti e che ha comunque aumentato un budget che già era. Comunque cospicuo prendendo giocatori di una certa rilevanza di una certa solidità. Poi passiamo invece a Reggio Emilia lì in fondo che ha fatto una scelta totalmente opposta. Ha rivoluzionato la squadra, ha fatto delle scommesse come poi sono Mussini e Candy nel, nel ruolo di play, scommesse che potrebbero pagare altri dividendi magari fra un paio di anni, fra, fra, non è caso Candi ha un quinquennale con Reggio Emilia. Scommesse che in questo momento portano la squadra biancorossa ad avere dei problemi anche per l'infortunio di Cervi, alcune vicissitudini, ehm, Sanders-Bene che era stato preso poi Tutto si è andato. infortunato, hanno dovuto cambiare qualcosa in corsa però fanno fatica anche perché il doppio impegno ti mangia energie e con... Con, eh, nonostante l'Eurocup facciano comunque buone prestazioni, alla fine hanno perso in casa sì. in campionato contro Capodorlando e Pesaro, che potrebbero essere, tra virgolette, due scontri di diretti, diretti. per, per una tribuna, certo, Eventualmente, tra l'altro, Pesaro È riuscita a prendere dei giocatori interessanti che stanno facendo in questo momento la differenza. Bene Alessio, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Ti ringrazio per essere stato con noi, gentilissimo come sempre. Grazie, Grazie a te, Giovanni. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 21.40 su Sports Channel 214. Per me è tutto. Grazie e buona serata.